Avrai il vicino che balla la samba dalle 3 alle del mattino alle 8 del mattino. Ciao, io sono Emanuele, sono uno studente di medicina al secondo anno. Oggi cercherò di rispondere alla domanda che, visto che non ho trovato niente su internet che ne parlasse, meglio prendere un appartamento o essere pendolari? Prima di cominciare, qua sotto mi piace, commenta, iscriviti, fai un bel gesto per un povero malato che ho il diabete, devo pagare le cure, sto morendo. No, non è vero, però solo perché sono felice. Ora possiamo davvero cominciare. Mi sono scritto qua in un foglio le varie cose da dire per aiutarti nella tua scelta. Innanzitutto sono due le casistiche: fai pendolare o prendi appartamento. Entrambi hanno sia lati positivi che lati negativi. Partiamo dal fatto che tu possa permetterti un appartamento. I lati positivi principalmente sono tre: tema amicizie, comodità nello studio e esperienza di vita. Per quanto parlo di comodità di studio, beh, molto semplicemente ti permette di non alzarti alle 6 e mezza di mattina, dover fare un'ora e mezza di viaggio se la tua città è vicina, per poter permetterti di studiare. Anche perché una volta che tu arriverai in facoltà, e probabilmente ci arriverai in ritardo se dovrai fare il pendolare, sarai molto più stanco. Inficerà su quella che è la qualità dei tuoi appunti. Di conseguenza sarà più difficile poi sistemare gli appunti una volta tornato a casa. Anche perché oggettivamente se hai l'appartamento è tutto molto più comodo perché hai l'università lì, la biblioteca lì, i tuoi compagni di corso sono lì, se hai bisogno di una mano ed è molto più facile interfacciarsi con loro. Di conseguenza anche il vivere l'università per quello che sono poi le esperienze che si possono fare con l'università, dei lavori che si possono fare con l'università, come ad esempio il programma delle 150 ore e situazioni simili, permettono quindi, se vivi vicino alla tua facoltà, di avere una esperienza maggiore riguardo a quelle che sono tutte queste tematiche. Per quello che è il tema amicizie, si collega al primo, ovviamente. Se tu sei molto più vicino a quelle che sono le tue nuove amicizie, questo non significa che abbandonerai le vecchie. Però è molto più facile mantenere i rapporti, incontrarsi, conoscersi meglio, condividere appunti, esperienze, paure, attività anche extra universitarie, quindi andate a prendervi uno spritz, andate a fare una partita di pallavolo. Io con i miei vecchi compagni di università tuttora abbiamo un gruppo su WhatsApp e ci troviamo a prendere a fare le partite di beach volley. Tutte queste attività permettono di consolidare il vostro rapporto, vi fanno vivere appieno quello che è l'università, perché alla fine quello che vi dà in più l'università sono appunto tutte queste situazioni di aggregazione. E non di obbligazione di stare seduti dietro una scrivania con il professore che parla, perché oggettivamente la metà degli studenti si alza, se ne va, non gliene frega niente. Inoltre, colleghiamo questo con quello che è il terzo punto, cioè le esperienze di vita. Probabilmente ti interfaccerai con quello che è sia un lato positivo sia un lato negativo, che sono i coinquilini. E con questo ti permette che non sei più nel tuo regno, a casa tua, ti puoi estraniare. Hai qualcuno che molto probabilmente fa le cose al posto tuo, quindi ti trovi pronto, non devi pulire le cose, non devi pulire la casa, non devi lavare i piatti, trovi pronto per cena, non devi fare la lavatrice. Sono una serie di cose che a lungo andare poi comunque tolgono un sacco di tempo per non avere, passami il termine, alcuna utilità dal punto di vista universitario. Anche perché gli imprevisti saranno all'ordine del giorno, te lo posso assicurare. Ti potrà saltare la corrente, può rompersi un elettrodomestico, hai un problema, ti buchi con la macchina, trovi mille situazioni che possono capitare. Ok, prendi la multa con la macchina. Mille davvero situazioni che ti possono capitare e nessuno sarà lì che potrà aiutarti. Ci sarai solo tu che dovrai sistemare, dovrai chiamare, dovrai interfacciarti con persone nuove, in un ambiente nuovo, in una città nuova, probabilmente pure con un dialetto diverso dal tuo che non capirai. È molto formativo dal punto di vista dell'esperienza personale, vivere in un'altra città da soli. Per quanto riguarda invece gli aspetti negativi, anche qui ce ne sono diversi, che possiamo riassumere principalmente in tre punti. Gli imprevisti, che abbiamo già citato, devi cercarti casa, che per quanto non sembra è uno stress non da poco, e i coinquilini. Partiamo dal primo punto, cioè gli imprevisti. Sì, l'abbiamo già detto, però non è che si risolvono da solo questi imprevisti. Questi imprevisti sarai tu a doverli risolvere, tu in prima persona. Quindi se ti prendono la macchina perché hai parcheggiato in divieto di sosta, perché dovevi andare a comprare le sigarette dal tabaccaio, non importa, dovrai prendere le tue gambine e andare a ritirare la macchina. Che dovrai fare tutte queste questioni che ti porteranno via un sacco di tempo ed è cosa di cui non te ne può fregare di meno. Per quanto riguarda invece cercare casa, magari fosse bello come sembra in TV. È una rottura di balle incredibile perché tu non sai come sono gli appartamenti, non vedi effettivamente come, non, oltre a non sapere come sono, non sai che zona la città è.
Perché sì, io ti dico, si trova in questa zona qui di Verona. Io parlo di Verona perché Verona è la mia città. Ti trovi in questa zona qua di Verona. Che ne sai com'è quella zona lì? Non riesci nemmeno a vedere effettivamente quanto è bene collegata, perché magari sì c'è la metro, ma magari è sempre in ritardo, è rotta, non passa mai, gli autobus sono tenuti male. Ci sono una serie di cose da valutare. E spesso gli affitti, se stai cercando una città come Milano, comunque le grosse città, perché generalmente ci si sposta per andare in città più grosse, costano abbastanza, costicchiano. Per trovare una stanza singola, da solo, che è praticamente mezzo monolocale, neanche un monolocale, mezzo, prenderai sui 400-500 euro. Ma proprio se ti va bene e sei proprio fuori, ma fuori fuori. Inoltre possono capitare gli imprevisti dentro casa. Queste sono la cosa più odiosa, perché magari le cose tu le compri e vanno bene. No, le cose si romperanno magicamente, si romperanno pure se tu le terrai bene, la lampadina salta, non funziona più il riscaldamento, non andrà l'aria condizionata, avrai il vicino che balla la samba dalle 3 del mattino alle 8 del mattino, ci saranno mille casini che possono succedere. Per quanto riguarda invece l'ultimo punto sono i coinquilini, anche qui. Punto dolente oppure può essere una nota dolce, dipende, cioè io conoscevo persone che sono trovate molto bene con i coinquilini ed erano molto contenti, si trovano anche adesso che è finito l'università e non hanno più quell'appartamento lì, oppure conosco persone che hanno dovuto cambiare appartamento. Questo perché dovrei fare i turni per chi cucina perché i fornelli sono piccoli e non c'è stato in due, oppure tre o quattro, dipende quanti siete in quell'appartamento, persone che non rispettano i turni e dicono sì. Faccio dopo, oppure persone che vogliono sempre avere l'ultima parola. Io sono il caso, infatti, vivo a casa dei miei. Gente che non fa quello che dovrebbe fare sostanzialmente. Ed è molto stancante e snervante dover avere a che fare con questo tipo di persone, anche perché poi sul lungo andare si va sempre a litigare. E poi questa persona molto probabilmente sarà in corso con te. E quindi la rivedrai anche a lezione. Poi dipende dal tipo di persona che trovi, puoi trovare una persona cordiale, puoi trovare una persona disponibile al confronto, disponibile ad ammettere i propri errori, oppure con la maggior parte delle persone che si impunta non ammette i propri errori e quindi sarà uno scontro continuo. Per quanto riguarda essere la vita da pendolare, beh, bisogna dircelo chiaramente. È una bella me, anche se anche qui abbiamo sia dei lati positivi che dei lati negativi. Per quanto riguarda i lati positivi, ovviamente, minori spese da affrontare. Hai i tuoi spazi, che non è una cosa da poco, prima non l'ho nominato, ma hai camera tua in cui dormire, riesci, passami il termine, a estraniarti da quelle che sono le faccende di casa, perché per quanto tu troverai il casino in casa, e in casa tutti abbiamo casino, fidati, fuori ce n'è ancora di più, molto di più, e non hai dei momenti di pausa e non hai nemmeno i tuoi amici fidati che conosci da quando eri boccia, piccolo così, con cui confidarti. Mantieni contatto con i tuoi vecchi amici. Partiamo dal primo punto. Non devi cercare casa, ovviamente. Questo ti permette una risoluzione di stress che è proprio over the top, proprio comodissimo non dover cercare casa. Sei a casa tua, prendi il biglietto del treno dall'app e vai a prenderti il treno quando devi. Per quanto riguarda invece, tieni il contatto con i tuoi vecchi amici, questo è scontato perché non vivendo l'università tu manterrai, sì, svilupperai poi nel corso degli anni ovviamente, anche se non vivrai in loco l'università, dei contatti con le persone con cui troverai bene, ti vedrai per anche extra cose extra universitarie, ma saranno molto meno rispetto a quelle che sono poi le esperienze che potresti affrontare vivendo là. Questo non significa però che sia un lato del tutto negativo, infatti manterrai comunque il contatto con i tuoi amici di quando eri più piccolo, gli amici di sempre con cui hai la compagnia e con cui sei abituato a spaccarti ogni sabato sera. Non sembra, ma inizierai con: ah, sono stanco per uscire perché ho fatto gli esami, la mia sessione inizia così, non riusciamo a vederci, facciamo più avanti. Alla fine va a finire che ti vedi sempre meno e c'è il rischio di perdere il contatto con molti di questi. Minori spese a sostenere. Minori spese a sostenere, ovviamente, non fai la spesa, non paghi l'affitto, non hai la benzina da pagare, non paghi la maggior parte delle spese che hanno le altre persone che vivono là, che sono tutti gli imprevisti che vengono a verificarsi. Da questo punto di vista ti escono meno grani, sghei, soldi, denaro, grano, come vuoi chiamarlo, dalla tasca. E infine, per quanto riguarda poi avere i propri spazi, l'ho già detto comunque, è come ho già detto prima, cioè non sembra, ma non avere i propri spazi, le proprie cose al proprio posto, sapere dove trovare una determinata cosa al volo, dire oh ma esco, torno, l'ora X, benissimo, nessun problema. Fidati, questa roba
non dico sia pesante, però è molto più leggero non doverci pensare. E quando devi studiare ti puoi estraniare, fare le tue cose. Fine. Per quanto riguarda ovviamente poi fare il pendolare, i lati negativi principalmente sono tre. Ti alzi presto, passi ore sui mezzi pubblici e torni tardi. Ti alzi presto, ti faccio esempio, io ho lezione che inizia alle 9, mi sembra, o 8 e mezza, non ricordo più. Comunque, quando mi iniziano le lezioni, che cominceranno per me settimana prossima, non so quando uscirà questo video, ma la penultima settimana di settembre per me cominciano, io mi alzo più o meno intorno alle 6 e mezza. Questo significa che mi alzo alle 6 e mezza, mi lavo, bla bla bla, le solite cose, prendo il motorino, arrivo in stazione, rischio di perdere il treno, perché ovviamente io non è che posso partire 5 minuti prima e arrivare puntuale, no, sono uno stronzo e quindi giustamente devo perdere il treno. Perdi il treno, prendi il treno successivo e quindi arrivi là, poi devi prendere, decidi come, in base a come si organizza tu, quindi o ti sposti in bici o ti sposti in autobus. A me a Brescia c'è la metro, io prendo la metro, è molto molto comoda, devo dire, e tra l'altro molto pulita, funziona molto bene, quindi bravo comune di Brescia. Prendo la metro, poi vado all'università, scendo all'università e arrivo in stazione. Se prendo i mezzi pubblici e partendo da casa, quindi treno, metro, motorino è mio, ci metto 1 ora e mezza. Se invece prendessi l'autostrada, da quando io salgo in macchina, quando scendo dalla macchina, esattamente 1 ora di strada. Questo sta a te poi se vuoi prendere la macchina, pagare l'autostrada, usare i mezzi pubblici, dipende anche da chi deve usare le macchine, in caso tuo quante macchine hai, ovviamente. Non credo che tutti abbiano una macchina personale alla nostra età. Come ho detto, passi un sacco di tempo sui mezzi pubblici perché queste 1 ora e mezza ce l'hai la mattina, ce l'hai la sera. E oggettivamente tu non sei produttivo per due motivi. Il primo perché sei stanco sia la mattina vi sei alzato presto, sia la sera perché hai appena finito le lezioni. Quindi, non essendo produttivo, perdi un sacco di tempo in cui non puoi sistemarti gli appunti perché magari hai preso appunti sparsi su fogli diversi che dovresti riassumere in un unico foglio e oggettivamente non è che li puoi spargere per terra nel vagone del treno o mentre guidi. Specie se guidi, quello proprio non lo puoi fare. Quindi è ancora peggio e butti via del tempo. Passare ore sui mezzi pubblici ci collega quindi a quello che è l'ultimo punto, ovvero torni tardi la sera. E quando torni tardi la sera e tu vorresti solo farti una doccia, metterti in pigiama, dare sul divano la coperta e guardare Netflix, sai cosa farai? No, mentre gli altri lo faranno e guardare le storie su Instagram degli altri che lo fanno, tu sarai a far sistemarti gli appunti perché non hai potuto farlo prima. E è stancante, sì, dipende poi da come tu affronterai l'università, prendi gli appunti, non prendi gli appunti, studi sul libro, studi alle sbobine. Dipende, io alle sbobine, quindi non ho questo problema. Dipende però come sei organizzato tu. E quando tornerai, fidati, sarai così stanco che manco avessi corso la maratona di Boston 3 volte di fila, avanti e indietro. Fidati, vuoi solo stare sul divano con la coperta e guardare Netflix. Fine. Quindi, per ricapitolare, abbiamo detto che tu potrai scegliere cosa fare, se prendere l'appartamento, e quindi qui avrai una serie di aspetti positivi che, come ho detto, sono comodità delle lezioni, amicizie e esperienze di vita. E una serie di aspetti negativi che sono: devi cercarti una casa, puoi avere a che fare con dei coinquilini rompipalle, avrai una quantità di spese molto maggiori e ci saranno sicuramente gli imprevisti che succedono sempre, fidati, sarà una rottura di balle sistemarli che lasciamo stare. Per quanto riguarda invece fare il pendolare, anche qui lati positivi, lati negativi. Lati positivi, abbiamo detto che i costi sono più bassi, non devi cercare casa, hai i tuoi spazi e molto probabilmente ci sono delle cose che non devi fare su cui risparmi tempo, come pulire, lavare i piatti e preparare il pranzo. Per quanto riguarda invece gli aspetti negativi, sono ti alzi presto, torni tardi, passi ore sui mezzi pubblici. Io spero di aver fatto un riassuntone generale in cui spiegare tutti i vari punti. Se il video ti è piaciuto, lascia un mi piace, commenta e iscriviti e noi ci vediamo al prossimo video.